Ben ritrovati da Fabrizio Laddago, eccoci al nostro appuntamento con il nostro approfondimento. Quest'oggi abbiamo deciso di parlare di donne, ma di donne che hanno una tempra davvero invidiabile e soprattutto hanno molto da insegnare a ciascuno di noi, perché raccontiamo storie di coraggio, storie anche di grande solidarietà. Lo facciamo con due argomenti differenti che guardano all'esterno rispetto ai confini italiani, ma che indubbiamente sono legate in maniera indissolubile anche con il territorio. Cominciamo da una storia indubbiamente attuale a livello internazionale, quella dell'Afghanistan, con la presenza ancora delle truppe internazionali, ma anche con la necessità di dare una mano che sia concreta però a questa popolazione. Cercheremo di scoprire realmente che cosa sta vivendo questa realtà, e a questo punto andiamo a presentare le due ospiti di questa prima fascia con Laura Quagliolo. E se lei, infatti, diamo uno sguardo all'Afghanistan, lo diamo però in maniera sicuramente diversa da come appare molto spesso. Cominciamo intanto salutando quindi Laura Esselei e presentando, direi, proprio la direttrice di AUCA ONG, una donna afghana che con coraggio cerca di dare una mano ad altre donne. Laura, iniziamo da te e quindi spieghiamo la tua realtà, la tua storia, la tua esperienza. Da 10 anni ti occupi di situazioni di questo tipo difficili come l'Afghanistan e dai una mano proprio a Esselei, che andremo a presentare tra qualche istante. E voi siete qui tra l'altro perché collaborate con l'ICS a un progetto, quindi, che coinvolge anche il nostro territorio. Allora, siamo qui per definire i termini di un progetto che è stato avviato un paio di anni fa con l'ICS, con il Ministero degli Affari Esteri, con il CISDA come partner. E il progetto è quello della costruzione di una tipografia. Loro e parallelamente del sostegno al centro culturale, che è sempre stato messo in piedi grazie al lavoro di CS e di CISDA. E la tipografia è un modo per intanto impiegare delle persone, dare lavoro a delle persone, poi secondariamente fare in modo che il lavoro di AUCA sia sostenibile, perché il problema grosso dei progetti è quello che si sta 2 anni, piovono un po' di soldi e poi si va via e non tutto. Resta nulla. Cioè, quello che abbiamo pensato insieme a loro ovviamente è stato il fatto che AUCA doveva poter sostenere le sue attività grazie a un progetto che li rendeva più autonomi. Certo. E quindi è venuta l'idea di mettere in piedi questa tipografia. E a questo punto passiamo a Esselei, arriva dall'Afghanistan, una donna coraggiosissima, direttrice di AUCA, una ONG che opera ormai da diverso tempo nella difficile realtà afghana per dare una mano soprattutto alle donne. Spieghiamo intanto, Esselei, direi, che cos'è AUCA. AUCA is a women right based organization that established back in 1999. AUCA è un'organizzazione nata nel 1999, basata sui diritti delle donne e i diritti dei bambini. La loro scopo principale è quello di cercare di eliminare la violenza nei confronti delle donne e dei bambini, e per questo hanno nel paese gestiscono shelter, quindi case per donne maltrattate, hanno dei centri di assistenza legale e psicologica per le donne oggetto di violenza, hanno molti progetti nei villaggi, nei vari distretti, nelle varie province, dove vanno nei villaggi e cercano di individuare quali sono i casi di violenza e cercano con i loro progetti di prevenire la violenza nei confronti delle donne e dei bambini, per esempio matrimoni forzati, problemi in famiglia, queste cose qua. E quindi loro lavorano in 11 province in questo modo, e poi loro fanno delle campagne a favore dei diritti delle donne, soprattutto lavorando intorno alle date clou, che sono l'8 marzo, il 10 dicembre, che è la giornata dei diritti umani, eccetera, e quindi fanno anche delle campagne di per la promozione dei diritti umani nei confronti delle donne e dei bambini. Poi hanno dei corsi per la costruzione della pace, diciamo, per i bambini. E poi diceva che appunto grazie anche al sostegno dell'ICS e del CISDA, che è un'associazione di Milano che lavora da 10 anni con loro,
hanno a Kabul un centro culturale per donne dove fanno una serie di corsi, hanno un internet point, hanno una serie di attività, corsi di inglese, corsi di alfabetizzazione eccetera per donne e bambini, che gli ha dato la possibilità anche di allargare il loro raggio di azione, di essere conosciuti eccetera. Torniamo ad Asselei per affrontare l'argomento delle donne, l'argomento più spinoso in Afghanistan, perché occorre che ci sia un gran lavoro per cercare di rendere quanto più libere possibile, quindi un grande lavoro di sensibilizzazione. Rivolgiamo questa domanda a Asselei. Unfortunately, I have missed out by saying that the women's situation or the women's rights in generally in Afghanistan has been worsening year by year. Purtroppo per le donne in Afghanistan sta andando sempre peggio e la situazione sta peggiorando ancora di più rispetto ai primi anni dopo l'invasione dell'Afghanistan nel 2001. Dopo il 2006 e il 2007 la situazione sta molto peggiorando e le donne in Afghanistan stanno lottando ancora per le stesse cose per cui lottavano nel periodo in cui c'era il regime dei talebani. Dice, il problema qual è? Il problema è che non c'è giustizia che protegga le donne in Afghanistan, per cui non c'è giustizia che prevenga e protegga le donne in Afghanistan, per cui dice chi commette abusi o è responsabile di violenza sulle donne non viene punito, e chi commette abusi ed è responsabile di violenza sulle donne sono le stesse persone, diciamo, è al potere e a queste persone non è mai importato assolutamente nulla di proteggere i diritti delle donne, anzi li hanno sempre calpestati. Sono al potere, controllano il paese e non hanno alcun interesse a fare in modo che le donne facciano dei progressi. Per esempio dice noi gestiamo delle case per donne maltrattate e quando è il momento di portarle in tribunale per far valere i loro diritti eccetera è molto molto complicato perché la parola di una donna non ha nessun valore in un tribunale perché i tribunali sono gestiti da queste persone, da fondamentalisti che hanno distrutto il paese e calpestato i diritti delle donne da sempre. Poi è andata, ha parlato di diverse settori, certo. Diciamo, uno dei più importanti è l'istruzione. Dice, si parla tanto in Afghani che l'Afghanistan deve tirarsi fuori, di migliorare, eccetera. Però dice le scuole, anche se è stato aperto qualche cosa per il paese, soprattutto nelle città, via via le scuole stanno chiudendo. Per questioni di sicurezza, perché le scuole vengono attaccate, le bambine che vanno a scuola vengono minacciate, vengono bruciate con l'acido, queste cose qui, quindi c'è molta paura a mandare le bambine a scuola e quindi in tante province le scuole non aprono neanche e dove sono aperte le chiudono, molti governatori le chiudono perché sono luoghi pericolosi, anche le famiglie hanno paura a mandare le bambine a scuola. E quindi dice che progresso può avere un paese se non c'è l'educazione delle bambine e dei bambini, insomma delle donne, cioè la metà del paese non può avere accesso a nulla senza neanche un po' di... E dice la comunità internazionale continua a parlare, continua a mettere soldi in Afghanistan, non si capisce dove vadano perché se non pensi all'educazione come prima cosa non puoi fare nessun progresso. E poi l'altro problema enorme è la salute, perché dice le donne in Afghanistan c'è la più alta mortalità infantile, c'è la più alta mortalità delle donne durante il parto perché non c'è alcuna struttura sanitaria, cioè nel paese, nelle città c'è qualcosa anche lì, ma nelle province, lei faceva l'esempio della provincia del Nuristan, che è una provincia diciamo sulle montagne eccetera eccetera, molto dislocata rispetto alla città, e dice una donna incinta che ha bisogno di assistenza al parto deve camminare 5 ore per arrivare a un ambulatorio, e allora dice come puoi anche qui
assicurare la prosperità di un paese se, non, se, se nel paese non c'è assistenza sanitaria di nessun tipo. Ma a questo punto la domanda è: come fa una donna a lavorare in uno scenario di questo tipo, in un paese di questo genere? Occorre un grandissimo coraggio a fronte di un cambiamento che risulta essere ancora lontano a quanto racconta se lei. Being or a woman, especially in Afghanistan, in this context, is really difficult to work. Even the UN, the report in 2011 indicates, the world report of the UN indicates that Afghanistan. Penso che essere una donna in Afghanistan è una cosa estremamente difficile. E dice anche le Nazioni Unite, che sono presenti in Afghanistan in modo molto massiccio, hanno dichiarato nell'ultimo rapporto del 2011 che essere, per, diciamo, essere una donna in Afghanistan è la cosa peggiore che ci possa essere, ed è il paese peggiore del mondo dove essere donna. Però nonostante appunto la presenza delle Nazioni Unite così massiccia, dei paesi, della comunità internazionale, purtroppo non sta cambiando nulla, perché le donne continuano a essere deprivate dei loro diritti di base. Dice, e non solo ha fallito la comunità internazionale, ha fallito anche il governo nostro, perché tutti hanno blaterato di diritti delle donne e li hanno utilizzati per giustificare la loro presenza, eccetera eccetera, ma poi di fatto è successo veramente poco. E dice, quindi come donna devi accettare sfide e minacce per poter lavorare, ma è fondamentale andare avanti, perché altrimenti, e continuare a battere su questo tasto, perché altrimenti non cambierà veramente nulla. E lavorare è molto difficile, perché dice, è la violenza sistematica istituzionalizzata che è il problema enorme. Dice, ci sono diverse attiviste che sono state uccise, minacciate eccetera, e quindi e non hanno alcuna protezione né da parte del, dice, noi abbiamo chiesto che sia la comunità internazionale, che il governo si occupassero di questa questione della nostra sicurezza e ci lasciassero libere di lavorare, ci dessero la possibilità di lavorare più serenamente. Dice, ma è stato fatto veramente poco. E poi dice, quello che succede è che magari nei villaggi anche una ragazza che ha un po' studiato, che vuole lavorare eccetera, non riesce a farlo, perché entra in gioco la comunità del villaggio. Dice, purtroppo, tra l'altro, il governo afghano sta legalizzando in qualche modo la giustizia informale. La giustizia informale è sostanzialmente la legge della tribù, la legge della girga, no? Per cui si risolvono le dispute locali attraverso decisioni prese da un consiglio dei saggi, diciamo così. E dice, in questi consigli e il governo sta spingendo per legalizzare, per autorizzare sempre di più l'uso di questa giustizia informale. E dice, in questo modo le dispute vengono risolte dando una fanciulla in cambio di, per cercare di risolvere una questione tra due gruppi, e quindi diventa sempre più difficile, no, per le donne rivendicare i loro diritti, perché legalizzando questo sistema diventa tutto lecito. Certo. Nei confronti delle donne. E quindi dice, appunto, ribadiva il fatto che le donne continuano a essere le vittime, e chi è venuto in Afghanistan, diciamo, giustificato il suo intervento sotto il nome di diritti delle donne, non ha veramente fatto niente in questi 11 anni, o comunque veramente troppo poco, e per noi sta diventando un problema sempre più grosso. Which are of course getting support from these countries who have the presence there, and also for the UN. So it's the same that all of them just play, you know, their own political games, talking on women's rights, just by saying, by all this, nothing really in practical to be done for the protection of women rights in the country. Questa è la storia quindi coraggiosa di Seley, donna afghana che combatte ogni giorno contro i pregiudizi di molti uomini in Afghanistan, ma anche per ridare dignità alla sua terra. Pubblicità e poi torniamo con Seley e Laura.
Ancora ben ritrovati da Fabrizio Laddago, sempre il nostro spazio di approfondimento quest'oggi dedicato alle storie di donne importanti che riescono a portare pace o tentano di farlo in molte terre al di fuori dei confini italiani. Stiamo raccontando la storia di Laura, ma soprattutto quella di Selei, donna afghana che sta cercando di lottare contro i pregiudizi nella sua terra, rivolti soprattutto al genere femminile. Abbiamo tenuto da parte fino a questo momento una domanda forse cruciale, cioè l'atteggiamento delle truppe internazionali proprio in Afghanistan. Le immagini che abbiamo negli occhi sono quelle che ci arrivano dal mondo occidentale. Vorremmo capire invece qual è lo sguardo che arriva dagli occhi di una donna afghana rispetto a quello che sta succedendo. For the reason that military we can see came to Afghanistan was really first to bring security in Afghanistan, end the war and bring security. But unfortunately from past 12 years it's 11 years it's showing that they were I militari avrebbero dovuto portare sicurezza in Afghanistan, sicurezza, pace, combattere il terrorismo, ma dice, hanno fallito su tutti i fronti, e la ragione per cui sono venuti è caduta completamente. Dice, non hanno portato democrazia e adesso è molto chiaro, sono venuti soltanto per fare i loro interessi, quale che essi fossero. Dice, anno dopo anno la gente si è accorta di qual era il loro scopo in Afghanistan e adesso i militari stranieri, e non si fa molta differenza, vengono minacciati dalla gente, attaccati dalla gente. Io aggiungo che ci sono tantissimi casi di militari afghani che lavorano nei PRT, quindi nei centri dove ci sono i nostri militari, che uccidono dei militari stranieri, per cui sono sempre di più questi casi, è una sorta di rivolta, certo. Rivalsa e rivolta popolare contro i soldati stranieri. Dice, perché? Ma loro dicono che vogliono combattere il terrorismo, poi vanno in un villaggio e per prendere un talebano uccidono 92 civili. Ed è chiaro che la gente non può accettare più questa situazione e si domanda quali terroristi stanno prendendo e come mai non hanno ancora preso questi terroristi. Cioè, in fondo i talebani sono un gruppo di straccioni, no? Come mai non sono ancora riusciti a sconfiggere, no, questo famoso terrorismo in Afghanistan? E come combattono il terrorismo? Cioè, il terrorismo dovrebbero combatterlo con dei programmi di ricostruzione, appunto con l'educazione, la salute, eccetera. E invece sono stati per 10 anni, come dire, facendo niente o comunque facendo le cose sbagliate, e adesso tutto il paese ne paga le conseguenze e tutto il paese è stanco della loro presenza. Dice, persino il primo rappresentante, credo l'ambasciatore americano, ha detto che in Afghanistan è stato fatto un errore. Dice, allora la gente si domanda, bene, se è stato fatto un errore, perché si continua a fare questo errore? Dice, in più c'è un'altra cosa molto problematica, che adesso tutti i paesi della comunità internazionale stanno mettendo, diciamo, erogando i fondi per la ricostruzione, eccetera, attraverso i PRT, attraverso i militari. Quindi la gente non capisce più qual è l'intervento militare, qual è l'intervento, diciamo, umanitario di ricostruzione, e quindi non accetta più che i soldi arrivino in questo modo, o comunque fa molta fatica, è molto diffidente in questo senso, e quindi preferiscono che in qualche modo siano le organizzazioni afghane che li conoscono e che rimarranno in Afghanistan a gestire, come dire, la ricostruzione. E dice, poi in più non c'è un impatto positivo e in più tutti quanti sanno che queste truppe se ne andranno e quindi dicono, ok, noi adesso prendiamo dei fondi, ma dopo. You know, on the life of Afghan people. So I think the people is not supporting them now, and we really haven't seen any kind of positive impact from them that we should say yes, in the 11 years they have done this for us. Rather than we are always counting on what the mistakes they have done and why all the failure they had in Afghanistan, rather than they're really, you know, working in a right way.
E appunto l'interrogativo è proprio questo: teoricamente le truppe internazionali andranno via nel 2014 e quindi teoricamente arriveranno, torneranno, meglio ad essere a capo poi del paese, gli afghani. Che cosa succederà in questo caso alla luce anche della situazione che abbiamo delineato finora, dei pregiudizi esistenti comunque in questo paese, delle difficoltà soprattutto per le donne? Well, I believe that none of the country, or we can see the people of the country, will be happy to be ruled by the other country or to be occupied by the other country. Definitely, as a, I mean, quindi as a, credo che nessun paese ami essere occupato da un altro o controllato da un altro paese. E tutti gli afghani ormai vogliono che i militari stranieri se ne vadano perché non hanno assolutamente risolto nessun problema. L'Afghanistan naturalmente ha molto bisogno di aiuto perché siamo un paese povero, sottosviluppato, eccetera, ma non attraverso i militari e non con la presenza dei militari internazionali. Dice, se la comunità internazionale vuole veramente aiutare l'Afghanistan, dovrebbe farlo attraverso una strategia ben precisa che non è quella che hanno utilizzato fino adesso. E quindi diversa via la presenza dei militari, devono sostenere la vera società civile, chi lavora per le organizzazioni che lavorano veramente per i diritti umani, le organizzazioni che veramente vogliono ricostruire, i veri partiti che esistono e che non hanno nessun supporto internazionale. Dice però la comunità internazionale invece fino adesso ha servito i suoi interessi e ha controllato tutto quello che succedeva nel paese, quindi incluse le elezioni. Dice le ultime, noi stiamo andando verso una nuova elezione e dice che le elezioni che abbiamo avuto fino adesso sono state estremamente fraudolente e tutto questo è successo sotto gli occhi della comunità internazionale. Noi vorremmo che in Afghanistan ci fossero vere elezioni democratiche. Dice la comunità internazionale potrebbe fare molto, ma in verità non segue una buona strategia per fare qualcosa per migliorare il mio paese. E dice certamente quando andranno via ci saranno dei grossi problemi perché appunto siamo rimasti al livello di prima, non abbiamo migliorato, però dice un grosso problema è la presenza dei militari, quindi dovremmo far fronte a moltissimi problemi, ma quello sarà un problema che non avremo più quando loro se ne saranno andati. You know, all sector, then you need military presence of the other country to solve this problem, because this is, I think, in none of the countries has been the solution to solve the problem of a country by the military presence. Andiamo in pubblicità poi il nostro GR e riprendiamo ancora per i saluti con Laura e Selei, questa storia così importante, quella che ci ha raccontato Selei della realtà afghana. Ben ritrovati ancora da Fabrizio Laddago e da Radio Gold. Dunque siamo ai saluti con queste storie che abbiamo raccontato finora, quella che arriva dall'Afghanistan con Selei, direttrice di AUKA, una ONG che ormai da diversi anni opera su questo territorio con coraggio nonostante tutte le avversità, le difficoltà che giungono praticamente da tutte le parti, dalle difficoltà nell'intervento con la presenza delle truppe internazionali ai pregiudizi invece degli uomini in quel paese. Abbiamo raccontato tutto questo grazie a Laura Quagliolo, altra volontaria che da 10 anni si occupa di queste situazioni. Intanto l'ultima domanda che però vogliamo rivolgere a Selei è come si fa a continuare a lavorare nelle difficili condizioni con cui è costretta a convivere, se ci vuole più follia o più amore per il proprio paese. I think love for the country. I mean, if you really want to work for your country. Per la verità è l'amore per il paese. Dice perché se ami veramente il tuo paese, la tua gente e vuoi vedere dei cambiamenti reali nel tuo paese, non guardi più in faccia niente, cioè affronti e prendi tutti i rischi che vanno presi perché immagini che anche in un futuro più lontano il tuo paese sarà più libero, le donne del tuo paese saranno più libere e potranno andare in un'altra direzione.
E invece per quello che mi riguarda, che seguo le vicende di queste donne da così tanti anni, per me è da un lato l'amore nei confronti di queste donne e l'imparare appunto da loro che cosa significa lottare, che cosa significa, you know, trovarsi di fronte a una situazione difficilissima e riuscire comunque ovviamente in gocce a ottenere degli enormi risultati, certo, perché loro hanno fatto dei progressi enormi loro come organizzazione. Per cui questo è molto incoraggiante per chi da fuori cerca di sostenerli e fare qualcosa per loro. E quindi, anche come testimoniato dalla voce rotta di Laura Quagliolo, sicuramente si tratta di storie di grande emozione ma anche di grande eroismo che molto spesso purtroppo non vengono raccontate. Quindi indubbiamente i complimenti a Laura Quagliolo, a Selei che continua a lavorare nonostante le difficilissime condizioni in Afghanistan, un territorio tra i più complicati al mondo. Abbiamo raccontato questo spaccato in questo breve approfondimento. Pubblicità e poi raccontiamo un'altra storia che guarda fuori dai confini provinciali, questa volta all'Africa, e quindi vi consigliamo di rimanere con noi. Pubblicità.